Oggi celebriamo le più grandi lavoratrici. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te ad un nuovo appuntamento di Spazio Sostenibile in collaborazione con Raffaello Libri, lo spazio pensato per celebrare i giorni più importanti dell'anno. 1° maggio, festa del lavoro. E a chi dedicare un tutorial se non alle più grandi lavoratrici? Le nostre mamme, le nostre nonne, le donne. Ho ideato questo progetto pensando al lavoro che magari ha reso famosa l'Italia in tutto il mondo, no? Il lavoro manifatturiero delle confezioni tessili, il lavoro delle sarte, quello che ci ha reso veramente famosi in tutto il mondo. La sartoria italiana è quello che ci distingue a livello internazionale, portata avanti quasi totalmente da mani sapienti di donne, le donne di una volta che hanno tramandato il lavoro del cucito fino ai giorni nostri. Un video che al contempo si riaggancia ad una festività che sta per arrivare, che è appunto la festa della mamma. E allora creiamo insieme un qualcosa che possa essere utile anche alle nostre mamme, ma anche un oggetto di arredo e di celebrazione, perché oggi l'oggetto che stiamo per creare lo può usare anche il papà, eh? E allora spostiamoci di là e andiamo a creare una stupenda scatola da cucito. Ed ecco l'occorrente per la nostra scatola da cucito. Come prima cosa, del gesso acrilico. Lo vendono a poco prezzo in tutti i negozi di belle arti, ma non è una cosa essenziale. Può essere sostituita con una mano di colla vinilica. Per intenderci, questo strato servirà per far aggrappare tutto il resto al supporto. Come colle io adopererò pistola per colla a caldo e relativa stecca o una colla attacca tutto. Dei pennelli grandi, uno con più da precisione e un altro più da sfumatura, questo è un pennellone da trucco per esempio. Dei colori acrilici, il nero, il verde, io lo farò con il giallo e il blu perché voglio decidere io la gradazione di verde esatta che voglio. E poi vi servirà anche dell'acrilico dorato. Io non ce l'ho, quindi userò delle patine dorate per anticante, ma voi usate dell'acrilico dorato che vi verrà bene e farete molto prima. La protagonista del nostro lavoro, una scatola in latta. Io ce l'ho di biscotti, ma esistono anche di caramelle. E adesso passiamo agli abbellimenti. Per abbellire la nostra scatola useremo tutto ciò che abbiamo in casa e che concerne il mondo del cucito. Allora, io ho delle vecchie forbicine oramai del tutto allentate e inutilizzabili, ne ho tante paia, quindi decido di sacrificarne uno, ma voi usate le forbicine, quelle che non funzionano più in casa. Un ditale, degli aghi più o meno grandi, degli spilloni, dei bottoni di varie forge e grandezze, una spagnoletta, un rocchetto di cotone quasi terminato con ancora un rimasuglio di filo, e allora questo lo lascio così e lo utilizzerò proprio così, delle spille da balia di varia misura, una fibbia che avevo dimenticata in un cassetto, una cerniera rotta e poi della vecchia, vecchissima passamaneria. Questa era la vecchia passamaneria che ho fatto togliere da un divano. Invece di buttarla, la riutilizzerò per questo progetto. Ma voi potete utilizzare qualunque cordoncino, scampolo di stoffa che avete in casa. E iniziamo subito. Come prima cosa dobbiamo attaccare le cose sul tappo della scatola e allora creiamo la nostra composizione e vediamo come mettere tutti i pezzi che vogliamo inserire. Allora, vedete, la cerniera è troppo lunga, quindi comincio ad adattarla tagliandola a misura. Voilà, la mia composizione è pronta.
Adesso pezzo per pezzo vado a fissarla, quindi punto di colla a caldo e incollo lì dove voglio che stiano i pezzi. In questa fase attenti a non bruciarvi. Potete utilizzare anche la colla acetovinilica, l'unica differenza è che ci starà più tempo a far presa, ma sicuramente non vi brucerete. E tutti i nostri oggettini dovrebbero essere ben bene attaccati. Prendiamo adesso la passamaneria e piano piano bordiamo tutto il contorno della latta. Quindi colla a caldo, e con pazienza merlettiamo tutto il contorno. Colla a caldo. E voilà. E la nostra antica tappezzeria continua il suo viaggio nel tempo. Prendiamo adesso la base del corpo della nostra scatola e facciamo la stessa cosa con il bordino di tappezzeria lungo il bordo inferiore. Voilà, e tagliamo l'eccesso. A questo punto prendiamo il nostro stucco e passiamo su tutto. Sì, sì, avete capito bene, su tutto. Se non avete lo stucco, ripassatela con colla vinilica. In quel caso lì per lì si colorerà e poi diverrà trasparente da asciutta, ma va bene così. A noi non serve la coloritura, serve solamente che ci sia un aggrappante sotto per il colore. La colla vinilica, stirate veramente tutto perché non deve esserci troppo prodotto. I soggetti sotto devono rimanere ben dettagliati. Lo stucco si asciugherà molto rapidamente. Ora dipingo tutto l'esterno e il corpo esterno, il laterale esterno della scatola. Prima di iniziare a dipingere il corpo della latta, mi raccomando, foderate la parte superiore, quella che andrà ad incastrarsi con il tappo, per far sì che rimanga del suo colore argentato, in modo che non dipingendola non possa graffiarsi con lo sfregamento del tappo. Quindi questa parte lasciamola naturale. Io l'ho foderata tutta con dello scotch carta e adesso inizio a passare il gesso su tutto il laterale, insinuandomi molto bene qui nella parte in cui il nastro di passamaneria si congiunge con la latta, e poi proseguo. Quando tutto il tappo sarà asciutto e tutto il corpo della scatola sarà asciutto, cominciamo a dipingere con dell'acrilico nero. Quindi prendiamo il nostro acrilico e ripassiamolo ben bene su tutto. Serviranno un paio di mani affinché il lavoro venga ben fatto, perché la prima passata risulterà leggermente trasparente e farà intravedere il fondo bianco. Con la seconda passata starete certi di raggiungere il grado di nero pieno che ci occorre. Naturalmente lasciate asciugare tra una mano e l'altra, lasciate asciugare perfettamente e ci vediamo alla fine di questo passaggio che adesso voi vedrete velocizzato. We'll be right back.
questo punto mettiamo un po' di giallo e un po' di blu e creiamo un verde che simuli l'ossidazione del metallo. Con il pennello che abbiamo usato prima per fare il nero, in modo che sia anche un pochino sporco ma non troppo, mescoliamo, uniamo qualche goccia di acqua, come vedete sporca di nero perché è l'acqua con cui ho pulito il pennello e mi va bene che ci sia un po' di nero. Scarichiamo l'eccesso di colore con una salviettina e dapprima col pennello e poi col dito tamponiamo per dare giusto quella parvenza di ossidazione, specie alla base degli oggetti. Insisto un po' di più, vado un po' a sporcare anche il laterale in maniera qui veramente un po' casuale, bagno ben bene, quindi abbastanza, e spruzzo un po' di verde così un po' dove capita. Ok, lasciamo asciugare e facciamo la stessa cosa anche sul laterale, quindi sporchiamo un po' il nastro, un po' così casualmente il laterale, tamponiamo con le mani, poi anche qui spruzziamo un po'. E adesso io provvedo a passare su tutto la porporina. Se voi non avete la porporina, cosa molto probabile, passate un acrilico dorato. L'effetto sarà pressoché il medesimo. Passatelo con un pennello molto largo, facendo una spennellata leggera che passi sopra i pezzi senza investirli di colore, semplicemente sfiorandoli. Forza, facciamo venire fuori tutti i volumi. Ed ecco qui il nostro nuovo cestino da lavoro, direttamente da un tempo passato per custodire tutti i nostri bottoni, i nostri spilli, le nostre spille da balia, le spagnolette, i rocchetti, tutto quello che serve per conservare il lavoro da cucito. Buono spazio sostenibile a tutti voi e ci vediamo subito dopo le foto in cui vi faccio vedere questa meraviglia in maniera dettagliatissima, perché ho ancora qualcosina da dirvi. Ciao! Da cucito è una scatola bellissima all'interno della quale potremo custodire tutti gli elementi per cucire e da cui potremo attingere ogni volta ci si bucherà un calzino. Regalatela alla vostra nonna, regalatela alla vostra mamma, ma utilizziamola tutti in famiglia, eh? Aiutiamo e aiutiamoci. Vi do appuntamento al prossimo video di Spazio Sostenibile. Nel frattempo rimani connesso con il mondo di Arte per Te su tutti i social, YouTube, Facebook, TikTok ed Instagram. E qui giù in info box troverai tutti i link relativi a Raffaello Scuola in cui potrai rivedere questo contenuto e tantissimi altri contenuti didattici e formativi. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta e buono spazio sostenibile a tutti!